Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo come fare questi pancake proteici con pochissimi carboidrati, quindi adattissimi per la dieta, per la mia dieta che sto iniziando a fare dopo le vacanze. Allora, ho preparato mezza banana, forse un pochino di più di mezza, matura. Questo è l'albume, sono due albumi di uovo che poi frullo, lo yogurt. La farina d'avena integrale, eccola qua, poi credo la setaccio, e poi c'è un tuorlo e il bicarbonato, niente di più, come vedete niente zucchero, quindi vanno benissimo per colazione e per merenda. Adesso schiaccio per benino la banana, ecco perché deve essere bella matura. Proprio maturissima. La banana di carboidrati ce n'ha pochissimi, pochi, quasi diciamo veramente pochi, poi diviso per i pezzi che facciamo e niente. Ecco qua, ho trasferito in questo recipiente più grande. L'uovo anche, come sapete, il rosso è pieno di proteine. Ok, proteine e pochissimi carboidrati. Adesso questi due albumi li sbatto oppure li frullo con le fruste, ma non montati a neve, soltanto per farli schiumare un pochino così. Ecco qua. Li aggiungo al composto. Mescolo un pochino, poi ci metto anche lo yogurt, soltanto 60 grammi. Anche qui i carboidrati sono veramente pochi nello yogurt. Volendo si può mettere anche il latte, però con il latte poi bisogna aggiungere un pochino di farina in più. E adesso ci setaccio la farina perché la vedo un pochino appallocca, ma forse l'umidità, un po' umida, l'umidità di questi giorni di caldo. Io ho iniziato a fare un po' di dieta perché in vacanza ho mangiato tantissimo. Ecco qua, quindi metto questa farina d'avena che è un amminoglutine, poi fa molto bene, l'avena contiene delle sostanze molto salutari. Ci metto il bicarbonato che serve da agente lievitante. Vediamo la consistenza, perché se vediamo che rimane un pochino liquido, allora, perché io ho messo uno yogurt normale, altrimenti dovete mettere uno yogurt tipo greco. Quindi a questo punto ci aggiungo un'anticchia di farina in più, ma proprio meno di mezzo cucchiaio per aggiustare un pochino il tiro. Quindi regolatevi, o se volete potete mettere anche la farina integrale, al posto della farina d'avena, o altri tipi di farine, sperimentate, provate naturalmente. Ecco qua, io direi che la consistenza è giusta. Scusatemi la voce, quindi mi preparo, faccio riposare un pochino l'impasto, eh. Mi preparo il padellino. E su un pezzettino di carta del burro ci metto un pezzettino di burro, però se volete anche con un batuffolo con l'olio potete fare questa cosa. Ok. E il piano di induzione lo metto sul 6, se serve poi aumento un pochino. Faccio scaldare il padellino antiaderente e procedo così con il mestolo. Allargo anche un pochino perché li preferisco, poi dipende dai gusti, se li preferite più sottili, allargate ancora di più, eh. I pancake debbono venire un po' altini, però questo dipende molto dai vostri gusti. Ce ne vengono 6 o se li fate più grandi anche meno 5, io li faccio un po' piccolini. Quando si formano le prime bollicine, giro. Le bollicine non se ne formeranno tante come i pancake normali dove c'è un po' di lievito,
Qui il lievito non c'è, c'è soltanto il bicarbonato, e quindi appariranno soltanto pochissime bollicine. Non li facciamo scurire troppo, quindi qualche minuto e poi giriamo. Continuo. Allora, amici, scusatemi se in questo periodo sono un pochino assente sul canale, perché avevo bisogno, per motivi miei personali, di prendere veramente una lunga pausa. Guardate, vi faccio vedere, si vede quando è ora di girare, perché a parte si forma qualche buchino, qualche bolla, però ecco, se si stacca bene è ora di girare, e così con un colpo solo giriamo. Quindi dicevo, sì, farò un video ogni tanto, per motivi personali, però ci sono sempre. Continuate a seguire il mio canale. Bene, ora ne apriamo uno, vediamo com'è dentro. Eccolo qua, morbidissimo. Sì, questa è la consistenza giusta, un po' altino, buono, anche molto buono. Ok, giro quest'altro, eccolo qua. Ed ora cerco di fare una presentazione, ma io li mangio anche singoli, uno da solo, e sopra ci metto quello che mi va. Scusatemi la voce stamattina. Allora, possiamo mettere un po' di sciroppo d'acero, se vogliamo, eh. Ho preparato poi questa composta di mirtilli rossi. Attenzione, non è una marmellata, ma è una composta. Quindi con pochissimo zucchero. Bene, eccolo qua. E adesso lo taglio proprio come all'americana, lo assaggiamo così all'americana. Ecco qua. Mettiamoci anche un po' di mirtilli. Così, mirtilli rossi che fanno benissimo alla salute, specialmente d'inverno, alla gola, alle vie respiratorie. Ve li consiglio veramente. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Come al solito, vi invito a condividere il mio video e a lasciare un like. Ciao e speriamo di risentirci presto. Ciao ciao!